muovendo, perciò tutto si vede, poi si muove. Ci siamo conosciuti un anno fa in una discoteca alle Canarie. Mi contattavi tutti i giorni sul telefono, mandavi messaggi. Io se ti contattavo tutti i giorni, non siamo arrivati dove siamo arrivati oggi. Diciamo, questa storia andava avanti una settimana fino a quando Elias non si è deciso a dire che lui era innamorato di me. Punto. E i miei amici mi dicevano sempre: no, lasciala stare, quando sono diventati gelosi di lei. Dicevano: no, lasciala stare, quella, le storie di vacanza finiscono all'aeroporto, no, alla chiesa, queste cose qua, no, no, lasciala stare. La mia soddisfazione. Ecco perché adesso i suoi amici sono ricreduti tutti quanti. Veronica ed Elias, per affrontare l'imminente arrivo della piccola Jasmine, vivono temporaneamente a casa di Veronica, insieme alla mamma e alla sorella Aurora. Vamos! Andale! Oggi Veronica deve sottoporsi alle visite di controllo. Sono già 10 giorni che è passato il termine e nulla sembra presagire un imminente parto. Dove stai? Ok, ne siamo quasi pronti. Ciao, non scendiamo. Sono stressata. Mi sono truccata, adesso prendo un po' di colletto. Se no dopo mi trovo anche a casa della mia morta. Chiamo Elias, siamo stati. Hai vestito? Pensa a questa non vivo. Per la gravidanza. Io sono musulmano e da noi non è proibito sposare una cristiana e queste cose qua. Siamo molto aperti su questo fatto. E per esempio prega la Madonna la sera. Diciamo che abbiamo delle preghiere diverse. Io non mangio maiale, io non bevo alcol, faccio il Ramadan, prego 5 volte al giorno, vado alla moschea ogni venerdì. Io prego il mio Dio e lui prega il suo Dio, abbiamo 2 maniere diverse di pregare, ma comunque preghiamo un Dio. Molte persone oggigiorno vedo nel telegiornale parlano di musulmani in maniera negativa. Io non mi sono soffermata su quello che dice la gente, ma su quello che provavo, e oggi posso dire che dopo un anno sto bene con una persona così, con una mentalità così, e non la trovo assolutamente diversa dalla mia, anzi mi sento molto molto meglio così. Mamma, ciao! Ciao ragazzi, a dopo! Faccio sapere! Ho sempre insegnato a mia figlia Veronica a non giudicare le persone per la razza e il colore. Se giudichiamo le persone da quello che sentiamo, ovviamente dai mass media, dalla televisione, è normale che ci spaventiamo. Ascoltiamo quello che si dice sui napoletani, ci spaventiamo, diciamo: che sta succedendo a Napoli? Non è vero, non siamo tutti così. No, cioè ci sono sia napoletani per bene che napoletani non per bene, come possiamo trovare un milanese per bene e un milanese non per bene, anche musulmani per bene e musulmani non per bene. Tutto sta nel cervello, nella mente. Ad accompagnare la coppia alle visite sarà Maurizio, il papà di Veronica, che da tempo divorziato dalla moglie non vive più con loro. Oggi è il mio onomastico, grazie per gli auguri. Auguri. Grazie, molto gentile.
Elia, sei colpa tua, tu sei ricordato. L'onomastico di Jasmine è il primo novembre. È Gelsomina, sì. No, Gelsomina è un nome. Jasmine è un altro. Ma nel calendario italiano, come tra i nomi dei nostri santi? No, 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 proprio esiste proprio il nome Jasmine. Non credo. Sì, ho letto sul libro dei bambini. Ma quello... Jasmine non è un nome italiano. Sicuramente Jasmine non era il nome che mi aspettavo. È un nome che in famiglia creerà un po' di problemi perché non sono molto abituati. Però oggi devo comunicare a tutti che nascerà Jasmine e già mia madre Jasmine si sta preparando a nominare Jasmine per telefono. Deve dire Jasmine, boh, non lo so. Stenditi qui sopra. Adesso ti facciamo un tracciato per valutare un pochettino la situazione riguardo, insomma, al parto. Il cuore? Eh? Il cuoricino questo. Questo è il cuoricino, sì. Quando si ha, vedete, questa accelerazione del battito, pensate che il vostro bambino sta correndo nel prato e rincorre una farfalla. E quindi senti anche il cuoricino che batte più velocemente. Contrazioni non ci stanno. No, al momento no. Avete già scelto il nome che dovete dare alla bambina? Quindi nazionalità italiana, i nomi nostri italiani. Ma il nome è anche italiano. Jasmine, che poi è Gelsomina. Gelsomina. Poi probabilmente anche Aurora come la sua sorella. Deciso tu. Jasmine sarà il nome e avrà due culture diverse, quindi sarà biculturale. E insegnerà il padre la sua religione e io gli insegnerò la mia. Quando lei crescerà, lei sarà qual è la strada da pigliare, quali sono le cose bene da quello, quali sono le cose bene da quello, e lei farà un mix, sarà più forte di anche noi due, sarà più brava di noi due. Allora, il tracciato è normale. Adesso passiamo di là nella sala visita, facciamo la visita e valutiamo un pochettino se c'è una dilatazione del collo dell'utero. Adesso devi scendere da quella parte e ti aiuta il compagno e io. Piano. Ferma un po', rilassati. Quando ti senti pronta per scendere, scendi. Non ne posso più. No. Penso che il giorno dopo che partisco da ballare. Voi. Veronica ed Elias sono in attesa della loro prima bambina. Il termine della gravidanza è passato da 10 giorni e per Veronica le visite non sono ancora finite. C'è una testina che non è affatto impegnata, anche se sta giù, ma purtroppo non è impegnata. Il collo è completamente chiuso. Quindi le condizioni attuali non sono per un parto spontaneo, imminente. Non ti sente proprio. Questa qui è la testina del feto. Questa è la colonna vertebrale. Questo è l'addome. Questo è il profilo della faccia. Diventare padre vuol dire rinunciare a tante cose, però anche guadagnare tante. Tipo una cosa che ti amerà per tutta la vita, tipo tua figlia. Da
momento che non è molto tempo, che ha terminato i conti, non c'è sofferenza fetale, la placenta è normale, non ha segni di sofferenza, quindi possiamo attendere ancora qualche giorno, se la situazione, diciamo, locale del collo, della testa rimane la stessa e non ci sono quindi le condizioni per un parto spontaneo, e allora predichiamo il taglio cesareo. Ok? Si fa attendere, Jasmine? Perché non ce la faccio più. E dopo 9 mesi è troppo, basta, se non vederla. Guardarla e dire finalmente ti conosco. Come stai bene? Sta benissimo. Devi essere contento che sta bene. Elias lavora, da quando è in Italia, nel meraviglioso Castel dell'Ovo, alle dipendenze del papà di Veronica. 700 ago, it was all like this. Ho preso Elias a lavorare con me perché avevo bisogno di conoscerlo meglio, di studiarlo, anche vedere da lontano come si gestiva con gli altri e come si è comportato con me. All his pig is for sale. This was sold from one Brazilian lady here yesterday. Celles-là sont les 10 femmes qui racontent toutes les histoires de la reine. Et à la fin, la reine sa que le roi est en train de la trahir. Senza ipocrisia, chiunque nasce con un'identità religiosa ben definita sa bene di cosa parliamo. Entra in casa un musulmano, è chiaro che ti senti un attimino responsabilizzato, perché mi sono detto: quale sarà il futuro di mia figlia e quello di mia nipote? Ma comunque, al di là del fatto che il nome di... Questa è un'altra cosa, ha scelto lei. No, no, ti chiamo Aurora. Mi sei il secondo nome, no? Detto mettiamo Aurora. Aurora. Perché Aurora ci tiene. Perché lei è innamorata, la sorella è un riferimento, è un idolo. Facendo questo la avvicina ancora di più. La avvicina ancora di più e la rende contenta. Va bene. Scusa, però al di là di tutto. Approfittiamo di te, giusto perché così, per programmare io il fine, entro novembre, il battesimo della bambina. Quella l'ha programmato anche lei, penso. Io voglio capire un attimo. Ah, sì? Sì, la sta programmando anche lei, deve chiamarla, infatti, mettetevi d'accordo. Lo possiamo fare a novembre lì, alla chiesa vicino a casa? Va bene. La parrocchia nostra, è carina, facciamo una festa. Siamo d'accordo su questa cosa. Vabbè, e poi anche dobbiamo fare la doppia festa, no? No, perché da noi si fa 9 anni. A 9 anni? Sì. Beh. Si mangia il capretto, tutto bene, barbecue, carne, siamo a posto. Ah, benissimo. Beh, c'è un mese preciso? No. Quando lei farà 9 anni. A 9 anni? Sì. Ci sono delle regole religiose, che sono quelle di chi è musulmano e di chi è cristiano. Se entrambi troveranno la strada per riunire le due forze, mi farà più piacere. Indubbiamente non credo che lui riesca a diventare cristiano e mi auguro che mia figlia mantenga la sua cristianità, non diventa anche lei musulmana. Io al battesimo ci tengo molto e per quello che sarà il mio potere, tra virgolette, pretendo che mia figlia battezzi mia nipote. Io stasera ci ho pensato a portare Veronica da scena fuori, capito? Che domani lei si recupera e facciamo una scena stasera privata, però ti chiamo dopo, ti faccio sapere tutto. Vabbè, è forza Napoli. I giorni a Napoli per Veronica ed Elias sono passati in fretta. Domani Veronica affronterà il parto cesareo e la loro vita cambierà per sempre. Ci facciamo belle prima che nasce. I due hanno deciso di regalarsi una serata senza intrusioni. Ci vediamo dopo? Ok. Prendi le chiavi. Mua. Bella. Ciao Gio! Ciao ragazzi, vediamo in casa. Sì. Ciao. Andiamo. Vai. Yeah.
agitata, oggi non riesco a parlare. No, ti devi togliere quest'ansia, non ti serve a nulla. Siamo tutti noi, non sei sola. Devi essere più serena, tranquilla, calma. Okay. Mo mangi. Devo mangiare. Veronica è sempre ansiosa, sempre. Però io lo capisco, perciò lo sto sempre vicino. Per darla forza ai momenti più difficili. E secondo me questo cosa serve a un uomo. Va a pagare, papi. Aspetta. Da domani non saremo più semplicemente una coppia, ma una famiglia. Thank you.